Il C2 Ariete è un carro armato da battaglia principale sviluppato congiuntamente da Iveco Fiat e Oto Melara, aziende italiane specializzate nella difesa. La progettazione del carro armato è iniziata nel 1984 e nel 1995 è stato prodotto il primo prototipo. La produzione del carro armato è iniziata nel 1999 e nel 2002 è stato consegnato all'esercito italiano. In totale, sono stati prodotti 200 carri armati C2 Ariete, che vengono utilizzati non solo dall'esercito italiano, ma anche dall'esercito del Qatar. Per la produzione del C2 Ariete, sono stati utilizzati una serie di componenti specializzati sviluppati dall'industria italiana della difesa. In particolare, il motore del carro armato è stato sviluppato da Iveco, una delle principali aziende italiane della difesa. Inoltre, il sistema di controllo del tiro del carro armato è stato sviluppato da Oto Melara. La produzione del carro armato è stata interamente gestita dall'industria italiana della difesa ed è stata seguita con attenzione in ogni fase. Durante il processo di produzione, vari componenti e caratteristiche del carro armato sono stati sottoposti a rigorosi test. Il C2 Ariete è uno dei principali veicoli da combattimento dell'esercito italiano ed è un carro armato da battaglia principale specializzato sviluppato dall'industria italiana della difesa. Il carro armato C2 Ariete è stato progettato per essere adatto ai moderni veicoli da combattimento. Nel design del carro armato sono state considerate la struttura aerodinamica, la manovrabilità ottimale, la protezione blindata avanzata e i sistemi di armi letali. Il corpo del carro armato è stato progettato utilizzando le moderne tecnologie di protezione blindata. La corazza del corpo è stata progettata per proteggere l'equipaggio e i sistemi all'interno del carro armato. Oltre al corpo, anche le altre parti del carro armato sono state blindate. Nel design del carro armato, è stato anche considerato il comfort dell'equipaggio. La disposizione dei sistemi ed attrezzature all'interno del carro armato è stata progettata per essere utilizzata ottimamente dall'equipaggio. Inoltre, il carro armato dispone di moderne funzionalità, come sistema di climatizzazione, sistema antincendio e sistema di protezione contro attacchi nucleari, biologici e chimici. Il C2 Ariete è un carro armato da combattimento principale dotato delle funzionalità più avanzate dei moderni veicoli da combattimento. Il suo design è stato realizzato utilizzando le tecnologie e le abilità di ingegneria più avanzate della difesa italiana. Il carro armato C2 Ariete è dotato di una speciale protezione blindata progettata appositamente per i moderni campi di battaglia. La struttura del carro, realizzata con leghe di titanio e acciaio, è stata progettata per fornire una difesa balistica. Il sistema di corazza del carro è stato progettato per fornire protezione contro missili, razzi e altri mezzi di attacco. La parte anteriore del carro è stata blindata in modo da poter resistere ai colpi di altri carri armati grazie al suo design speciale. Inoltre, la corazza della torretta è stata progettata appositamente per proteggere l'equipaggio. Il sistema di corazza della torretta è stato progettato per fornire protezione contro missili, razzi e altri mezzi di attacco. Il carro armato C2 Ariete è dotato di un sistema di protezione contro attacchi nucleari, biologici e chimici. Inoltre, i sistemi critici come il sistema antincendio, il sistema di propulsione, il sistema elettrico e i serbatoi del carburante sono stati progettati per essere protetti per aumentare la difesa del carro. Diverse parti ed equipaggiamenti del carro sono stati progettati per aumentare l'efficacia del carro sul campo di battaglia e per garantire la sicurezza dell'equipaggio. Ad esempio, il sistema di telecamere del carro consente all'equipaggio di monitorare l'area circostante. Inoltre, i sensori utilizzati per individuare la posizione del carro e gli obiettivi migliorano il sistema di protezione del carro. Il carro armato C2 Ariete è equipaggiato con telecamere e sensori avanzati per garantire la massima efficienza e sicurezza sui moderni campi di battaglia. Il sistema di telecamere del carro armato consente all'equipaggio di monitorare l'intera area intorno al veicolo, consentendo una più accurata individuazione degli obiettivi.
Il sistema di telecamere nella torretta del carro armato consente all'equipaggio di vedere l'intera area, circostante in un angolo di 360 gradi. Questo sistema di telecamere aumenta il campo visivo e consente all'equipaggio di ottenere informazioni più rapide e precise su altri carri armati e minacce. Le telecamere presenti in altre parti del carro armato sono utilizzate per monitorare e individuare l'area intorno al veicolo. Ad esempio, la telecamera posteriore monitora l'area alle spalle del carro armato, mentre le telecamere laterali osservano i lati del carro armato. Questi sistemi di telecamere sono stati progettati per aumentare la sicurezza dell'equipaggio e la difesa del carro armato. Inoltre, il carro armato C2 Ariete è dotato di sensori avanzati per la rilevazione e il tracciamento degli obiettivi. Questi sensori individuano i movimenti e le minacce nell'area intorno al carro armato e consentono all'equipaggio di reagire in modo preciso e tempestivo. Il carro armato C2 Ariete è equipaggiato con diverse armi e sistemi di controllo del tiro avanzati che gli consentono di effettuare tiri ad alta precisione. L'arma principale del carro è il cannone L44 da 120 mm. Questo cannone è l'arma più comune e altamente efficace sui moderni campi di battaglia. Può effettuare tiri a lunga distanza e utilizzare diversi tipi di munizioni, tra cui proiettili anticarro, proiettili ad alto esplosivo e missili guidati via radio. Inoltre, il carro armato C2 Ariete è dotato di una mitragliatrice coassiale da 7,62 mm e di una mitragliatrice antiaerea da 7,62 mm, utilizzate per la difesa ravvicinata del veicolo. Il sistema di controllo del tiro del carro consente all'equipaggio di effettuare tiri precisi e veloci. Il sistema esegue la determinazione del bersaglio, la misurazione della distanza e i calcoli di tiro. Inoltre, il sistema è progettato per consentire al carro di effettuare tiri precisi anche durante il movimento. Il carro armato C2 Ariete è anche dotato di una serie di sistemi elettronici che migliorano ulteriormente il controllo del tiro dell'equipaggio. Questi includono un telemetro laser, telecamere per l'imaging termico e altri sensori. Questi sistemi aiutano l'equipaggio a individuare i bersagli più velocemente e con maggiore precisione, aumentando la difesa del carro. Il carro armato C2 Ariete è equipaggiato con un potente motore diesel. Il motore del carro armato ha una potenza di 1500 cavalli e un volume di 29 litri. Questo motore potente consente al carro armato di muoversi ad alte velocità sul campo di battaglia e di scalare pendii ripidi. Inoltre, fornisce abbastanza energia per i vari sensori e sistemi del carro armato. La velocità massima del carro armato C2 Ariete è di 70 km/h e ha un'autonomia di 550 km. La mobilità del carro armato è progettata per consentirne un utilizzo efficace anche in condizioni di battaglia difficili. Il C2 Ariete è dotato di un sistema di sospensione idropneumatica. Questo sistema consente al carro armato di rimanere ad un livello costante anche sui terreni accidentati del campo di battaglia e consente all'equipaggio di effettuare tiri più precisi. Inoltre, il sistema di sospensione idropneumatica riduce la stanchezza dell'equipaggio e fornisce un ambiente di guida più confortevole. Per aumentare la mobilità del carro armato, il C2 Ariete è dotato anche di un sistema di sterzo idraulico attivo. Questo sistema consente al carro armato di girare e manovrare più rapidamente. Inoltre, è progettato per consentire al carro armato di coordinarsi meglio con altri veicoli o truppe a piedi. Il carro armato C2 Ariete è inoltre in grado di muoversi sull'acqua. Il carro armato è equipaggiato con un kit anfibio speciale e può viaggiare sulla superficie dell'acqua. Questa funzione consente al carro armato di muoversi su un'ampia area di combattimento e di essere utilizzato in modo versatile. In conclusione, il carro armato C2 Ariete offre elevata mobilità e capacità di manovra grazie al suo motore potente, al sistema di sospensione idropneumatica, al sistema di sterzo idraulico attivo e alle sue capacità anfibie. Se vuoi essere informato su tali contenuti, non dimenticare di iscriverti al mio canale e attivare il campanello di notifica.